Caldo! Siamo entrati ormai tantissimo nell'estate e io sono una di quelle persone che purtroppo il caldo non lo regge, o almeno lo reggo veramente poco. Per me i 28 gradi sono il massimo sopportabile. Perciò, visto che avevo fatto il video su come sopravvivere alla pioggia, ho deciso di fare anche il video su come sopravvivere al caldo. Sono proprio dei piccoli, piccoli consigli che potrebbero aiutarvi a sopportare un pochino di più i prossimi mesi estivi. Tanto per cominciare, io vi consiglio di svegliarvi veramente presto la mattina per potervi godere il fresco mattutino. Spesse volte infatti si sta veramente bene tipo alle 6-7 del mattino, più tardi iniziate già a morire. Personalmente durante l'estate, anche per il fatto che devo portare fuori Vega a un orario decente per far sì che anche lei non abbia problemi col caldo, mi sveglio spesso alle 5:50 o comunque mai dopo le 6:30. Dopo le 6:30 generalmente si inizia già ad avere un po' troppo caldo per i miei gusti. Il secondo consiglio è ovviamente quello che ci dicono tutti i TG della Mediaset durante questi periodi, ossia non uscite nelle ore calde della giornata e bevete molto. Personalmente mi faccio anche tantissimi frullati di frutta durante il periodo caldo e mi aiutano veramente tanto a sopportare queste giornate. Dietro abbiamo un cane che purtroppo, proprio per via del caldo, esce un pochino meno e quindi è così. Terzo consiglio, proprio anche riguardante i cani, giocare a casa. Impegnate il tempo facendo qualcosa che vi diverta o che diverta i vostri cani, se ne avete, in modo comunque da non annoiarvi nonostante magari restiate chiusi in casa perché fuori fa troppo caldo e non volete rischiare di uscire e collassare per terra. L'ultimo consiglio che vi posso dare, e che personalmente è uno dei miei preferiti, è di godervi la sera. Spesse volte la sera, come un po' la mattina, si sta benissimo. La mattina un po' di più, sinceramente, perché la sera magari c'è stato veramente caldo durante la giornata e la terra non ha il tempo di rilasciare tutto il calore che ha accumulato. Quindi spesse volte la sera fa caldo, però ci sono anche sere in cui si sta benissimo e c'è fresco ed è bello. Godetevi le serate estive, anche perché hanno quel profumo che personalmente adoro. Quindi mettetevi lì, magari con un buon libro, anche giocando ai video game davanti a una bella finestra che faccia entrare un pochino di aria di serate estive. Magari accendetevi un pochino di candele alla citronella per non venire uccisi dalle zanzare, se a voi non danno problemi, perché personalmente l'odore della citronella dopo i primi 5 minuti mi fa scattare un mal di testa allucinante. Quindi tendo a non accenderla più da quando ho realizzato questa cosa. Ci ho provato qualche anno, però poi diventa una cosa insopportabile, quindi ho detto basta. Ed è un peccato perché le candele alla citronella mi piacevano. In ogni caso cercate di vivere la notte e la mattina presto. Il resto della giornata, se proprio non dovete uscire per forza, potete chiudervi in casa e godervi il ventilatore o il condizionatore se lo avete. Tra l'altro, ultima piccola cosa, se avete un tappetino rinfrescante per i vostri animali e i vostri animali magari tendono a non usarlo, tipo Vega in casa non lo usa ma lo utilizzo in macchina per lei e nel trasportino durante i viaggi, beh, se avete questi cosi in casa e i vostri animali non lo usano, usatelo voi. È bello, è fresco e si sta bene. Mettetevici un po' sopra e godetevi questo fresco, anche se i vostri animali magari preferiscono il pavimento, però anche mettervi sul pavimento potrebbe essere una buona idea. Lo facevo, l'ho fatto un sacco di volte. È un po' duro, però ci si sta bene dopo tutto. E voi, avete qualche piccolo consiglio su come poter sopravvivere al caldo estivo? Fatemelo sapere qui sotto, perché sono curiosissima e magari potrebbe esserci qualcosa che potrei unire alla mia routine. Mi raccomando, sfruttate questi consigli e noi ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao ciao ragazzi! Ciao!